Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo Face to Face. Oggi ospiti virtualmente abbiamo Prestito Sì con Vincenzo Barba e Enzo Langella. Buongiorno. Buongiorno Buongiorno Fabio. Flavio. Buongiorno Flavio e saluti a tutti gli amici di Simply Beats. Andiamo abbastanza rapidi sulle presentazioni perché vi conoscono tutte molto bene, siete spesso ospiti della nostra testata. Enzo è il presidente della holding del gruppo H2B e Vincenzo invece è il direttore commerciale della Prestito Sì Finance. Allora, io non posso che non iniziare questo appuntamento parlando con Vincenzo dei 10 anni appena trascorsi da Prestito Sì. Come ci ricordavamo poc'anzi, ci siamo conosciuti proprio prima della costituzione della società, sotto qui in ufficio da me nel 2012, con l'idea che avevi Vincenzo in testa. Quella di costituire un grande progetto. Oggi a 10 anni ci puoi raccontare che questo progetto si è realizzato? È proprio così, Flavio. Sono passati da poco 10 anni, 10 da quando abbiamo deciso di intraprendere questa avventura. Ogni giorno a fianco dei nostri consulenti del credito, cercando di valorizzare il nostro capitale umano, impegnandoci a creare un clima, lasciami dire, favorevole, in grado di attrarre e fidelizzare. Come ben sai, come dicevi, siamo partiti negli anni poi della recessione, in piena crisi economica, e dunque per noi conquistare la fiducia del mercato, dei partner bancari, è stata una bella sfida che poi, devo dire, ci ha dato anche tante soddisfazioni in tutti questi anni di lavoro, un po' come succede un po' nella vita di ognuno di noi, non ci sono stati solo momenti positivi, naturalmente, ma abbiamo affrontato difficoltà, intoppi, ostacoli, che del resto si presentano inevitabilmente a chi si pone grandi obiettivi. Ma la crescita non è stata solo il nostro unico obiettivo. La costante del nostro cammino è stata prima di tutto il nostro perché. Ci siamo dedicati a creare valore per le persone, chiedendoci in che modo potevamo migliorare la qualità del lavoro di chi ci avrebbe scelto, condividendo poi i nostri valori aziendali. Questo oggi ci ha permesso di posizionarci tra i principali player del mercato italiano in termini di volumi, fatturati e quota di mercato. In particolare nel nostro core business del credito al consumo, rappresentato dai prestiti e le cessioni del. Beh, veramente complimenti perché non nascondo che quel primo giorno che ci siamo conosciuti mi raccontavi quel progetto, insomma, è molto ambizioso, qualche dubbio mi era nato. All'epoca era solo una visione, Flavio, che Come? condivideva Assolutamente sì, molto ambiziosa e sembrava quasi irraggiungibile. Oggi, appunto, dopo tanto tempo, insomma, i complimenti sono d'obbligo. Ecco. Ma parliamo dell'ultimo anno appena trascorso, il 2022, con Enzo. Com'è andato? Un anno di anche questo di ottimi risultati? sì, Flavio, esatto, sì. Intanto, parlando di 10 anni, devo dire che sono circa 10 anni che sono al fianco del presidente Barba. Sono stati questi anni che ci hanno visto lavorare molto, molto duramente e ci hanno consentito, come dicevamo appunto, di centrare tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Poi, a conferma degli impegni che avevamo preso sul mercato con il piano industriale del 2019, nel 2022 abbiamo raggiunto, tra tutte le divisioni di credito attive, un intermediato di 130 milioni di euro. Il nostro core business, come accennava il presidente poc'anzi, è sempre stato il settore dei prestiti personali e delle cessioni del quinto. Infatti, dei 130 milioni di intermediato, ben 97 sono riferibili appunto ai nostri prodotti core.
con un risultato davvero considerevole per quanto riguarda la divisione prestiti personali, dove abbiamo raggiunto un erogato di 21 milioni. Inoltre, il 2022 è stato anche l'anno del lancio della divisione Azienda Sì, la unit Prestito Sì, dedicata ai finanziamenti per le imprese. Insieme al Divisional di Azienda Sì, Marco De Silva, siamo riusciti a creare una realtà organizzativa vincente che può contare su una solida struttura informatica e su un back office altamente specializzato. Basti pensare che in soli 8 mesi di attività abbiamo raggiunto ben 20 milioni di erogato e 12 di deliberato, risultati che vanno ben al di sopra delle nostre aspettative. Intanto voglio dire che il 2023 sarà l'anno del lancio definitivo della divisione Mutuo Sì, con la nomina del relativo divisional, che avrà il compito di strutturare l'intera area di supporto alla nostra rete di specialist mutui, per raggiungere sempre migliori risultati. A tal uovo invitiamo tutti i professionisti del settore a cogliere le opportunità di carriera che la divisione di Mutuo Sì offre a tutti loro. Bene, ottimo. Vorrei tornare un attimo da Vincenzo perché insomma vorrei ripercorrere in realtà, visto questi ultimi risultati che ci ha appena raccontato Enzo, molto importanti e come ci ricordava giustamente Enzo, lui è stato uno dei primi innesti alla prima realtà che avevi strutturato. Vincenzo, che è servito proprio per dare un drive di crescita, no? Grazie al suo apporto, insomma, hai avuto qualcuno al tuo fianco che ti ha spalleggiato per tutto il percorso. Assolutamente. Però, Io ho insomma, seguito la sua visione. assurdo. Però, insomma, non credo che sia l'unico passaggio fondamentale di questi 10 anni. Quali sono stati gli altri passaggi che reputi fondamentali, insomma? Flavio, intanto che dire, come abbiamo appena sentito da Vincenzo, siamo sicuramente di fronte a numeri che ci riempiono d'orgoglio. Il 2022 infatti, aggiungo, chiuderemo a circa 7 milioni di fatturato e siamo ancora più orgogliosi perché possiamo, e lasciami dire che Prestito Sì attualmente è l'unica realtà startup del mercato della mediazione creditizia in Italia. Perché non stiamo parlando di una realtà che di nuova costituzione, che aveva alle spalle portafogli clienti, relazioni, rapporti bancari, reti di consulenti. Oltretutto, non abbiamo aumentato i nostri volumi fatturati apportando quelli di altre società, magari inglobate, che oltretutto non ha visto né soci e né investitori. Noi invece siamo partiti da zero, ma nel vero senso letterario della parola, forti della passione per il nostro lavoro e sicuri del valore che potevamo dare, la nostra è una crescita organica. Questo significa che la crescita di Prestito Sì è stata la crescita delle persone che ne fanno parte, tra cui anche noi, perché no, e che hanno condiviso i nostri valori. In questi lunghi 10 anni le nostre ambizioni crescevano, i progetti diventavano sempre più grandi e complessi. Siamo stati, lasciami ancora dire, fautori di importanti cambiamenti. Nel 2014 abbiamo lanciato il nostro primo format di negozi della mediazione creditizia, le nostre agenzie. Abbiamo introdotto sul mercato eventi formativi nell'ambito life, oltre che business. Abbiamo fondato la prima società di marketing digitale, Creiamo Valore Italia, e nel 2015-2016 abbiamo fondato il broker assicurativo AssicuraSì e siamo i primi a puntare sul mercato del noleggio a lungo termine, costituendo nel 2016 l'Entrassì. Ma tutto questo solo per dire che il concetto di centralità sulle persone fa parte della nostra filosofia e del nostro DNA e che è nel modo di agire quotidianamente. In ultimo 3 anni fa abbiamo intrapreso una strategia di crescita per linee esterne e con l'apertura delle nostre filiali dirette, dei
anche singolare nel nostro settore, dove si sviluppano principalmente per linee esterne. Ad oggi abbiamo aperto in questi 3 anni 11 filiali nelle più grandi città d'Italia. Sono strutture aperte da noi con personale a noi impiegato. Devo dire che tutto questo in questi 3 anni non è stato per niente facile, ma poi oggi ci possiamo essere forti di aver raggiunto un grande expertise nel settore. Immagina che siamo partiti dalla creazione di protocolli, manuali operativi, strutturare un management dedicato e naturalmente fare anche per noi importanti investimenti nella generazione dei lead. Ma ecco, nel breve stiamo raccogliendo anno dopo anno le nostre soddisfazioni e quest'anno sarà un ulteriore step dove, oltre alla crescita del consolidamento dei volumi sulla produzione di quinto e prestiti personali, vogliamo che integrare all'interno delle filiali anche tutti i prodotti che abbiamo nella nostra offerta e dunque che vanno dai mutui ai finanziamenti aziendali, ma anche il comparto insurance e i servizi di noleggio a lungo termine. Però allora, io confermo Enzo, quello di, Vincenzo, quello che dicevi all'inizio, proprio perché avendoti seguito proprio dai primi passi, venivamo in ufficio da te proprio per creare le prime procedure, no? Sì, E l'ufficio era ancora. perché voi avete permesso di fare il primo next level, grazie, perché è un affare compliance da noi ed è stato il miglior investimento per iniziare quel percorso, perché ci hai delineato una strada, ci hai delineato un percorso da iniziare a seguire. Poi Ma ecco la. come hai detto anche tu, siete molto cresciuti anche a livello personale, ma tutta la struttura. Quindi, come dire, noi vi abbiamo dato solo il là iniziale, voi siete stati bravissimi a proseguire. Ma eravamo anche in una struttura, il primo ufficio, che era in allestimento le prime volte, lo ricordo. Oggi invece siamo arrivati all'apertura di due grandi filiali, una a Milano e il quartier generale a Solofra. Dove ti aspetto presto per poterti ospitare. Sì, Esatto. Flavio, grazie proprio alla società immobiliare Barba Real Estate abbiamo acquistato due importanti sedi di proprietà. Il nostro quartier generale qui a Solofra, che è un edificio di 1200 metri quadrati, e quella che è la nostra sede per l'area Nord Italia, che è a Bicocca, a Milano, in via Bicocca. Un'area di 400 metri quadrati, uno dei quartieri più belli di Milano. Ma sai, progettare queste due sedi di lavoro ha rappresentato non solo un investimento economico, ma per noi ha un significato profondo, soprattutto ha voluto farci interrogare sul nostro futuro, proiettarci da qui ai prossimi 10 anni, capire anche come vogliamo lavorare. Per quanto tempo, con quali modalità, relazioni, quale richiesta, lasciami dire, quali desideri vogliamo esaudire, quale rapporto vogliamo costruire con la nostra comunità allargata, che poi è il vero motore di tutto e che sta alla base della nostra organizzazione. Enzo, Vincenzo ci parla di progetti a 10 anni. Io da te invece ti voglio chiedere un qualcosa più a breve, diciamo un'ottica al massimo da qui a 3 anni. Però insomma, già se ci racconti quali sono i drive di questo 2023, secondo me ce n'è già tanto. Uno ce l'hai accennato prima, però insomma, quali altre cartucce avete nel pronte per essere lanciate? Bene, intanto c'è da dire una considerazione. Siamo un'azienda in continua evoluzione. Da sempre approcciamo il mercato, guardiamo il mercato con una mentalità proiettata verso il futuro e questo può fare la differenza.
Intanto c'è da fare una premessa. Nel 2022 abbiamo realizzato un nuovo gestionale CRM, progettato e finanziato da Prestito Sì, per dotare tutta la rete dei nostri collaboratori di un sistema full digital, con l'integrazione di omnicanalità, riconoscimento a distanza e tante altre utility funzionali alle nostre attività. In un'ottica di ristrutturazione dell'organigramma, poi nel 2023 saranno presentate le figure dei Divisional Executive Manager che si affiancheranno a me nella gestione delle quattro divisioni: Prestito Sì, Quinto Sì, Mutuo Sì ed Azienda Sì. Inoltre, abbiamo previsto l'introduzione della figura del team leader. Questa figura sarà scelta tra i credit advisor che hanno mostrato delle spiccate doti di leadership e avrà facoltà di reclutare e formare i credit advisor che si uniranno al nostro progetto, ovviamente. Abbiamo altresì predisposto un piano di incentivazioni per il reclutamento di professionisti del settore, con interessanti bonus d'ingresso, anticipi provvigionali e premi di produzione. Sarà rinnovato il progetto delle filiali partner con un nuovo concetto operativo, diverso da quello delle nostre filiali dirette, ma con gli stessi valori e gli stessi obiettivi. Infine, nel 2023, Prestito Sì ha deciso di confermare gli investimenti per ciò che riguarda l'alta formazione, con coach di eccellenza come ad esempio Max Formisano, Stefano Santori e Fabio Lofria. Tutto ciò ci permette di ribadire che noi di Prestito Sì mettiamo al centro le persone, cioè ci impegniamo ogni giorno a sostenere e a migliorare la qualità del loro lavoro e del loro successo. Ottimo, ottimo. Allora, in conclusione, Vincenzo, vorrei farti una domanda un po' più a spettro ampio, nel senso, non solo da presidente della holding del gruppo, ma anche da uomo che vive l'impresa quotidianamente. Cosa ti aspetti da questo prossimo futuro, soprattutto alla luce, insomma, degli aumenti dei tassi, di tutto quello che sta succedendo, che, insomma, crea una certa incertezza nel mercato? È la domanda delle domande. Che dire? Di certo non sarà un anno semplice, tutt'altro. Le conseguenze dell'innalzamento dei tassi impattano in tutto il settore del credito e sicuramente anche nella minore propensione dell'indebitamento da parte delle famiglie italiane. Ma impatta anche in particolar modo poi nel credito al consumo. Facciamo ad esempio le fasi di rinnovo di un finanziamento di una cessione del quinto. Basta pensare che nel 2020 i tassi hanno raggiunto i minimi storici e dunque diventa molto un po' più meno attrattivo in questo caso rinnovare un finanziamento nei confronti dei consumatori. L'incremento del costo del denaro sortisce anche naturalmente l'effetto dell'aumento dei tassi dei mutui e anche in questo caso diventa meno attrattivo e sostenibile per chi deve acquistare la prima casa. Dunque, attualmente è un mercato, Flavio, complesso che dovrà senza alcun dubbio ritrovare una nuova stabilità, ma al di là del momento poco favorevole, questo è il mio pensiero da appassionato del mare, ti dico che le vele possono andare ad est oppure ad ovest. Ma è un po' come le spieghiamo che poi fa la differenza. Dunque, ciò che mi sento di dire, magari condividere con i colleghi che ci seguono, che il risultato finale non è sempre nostra responsabilità, ma è sicura la nostra responsabilità precisa a metterci impegno, dedizione e la perseveranza. E questo a noi di sicuro non manca. Bene, quindi Enzo, si prevede un anno di intenso lavoro. Quale sarà il tuo motto per quest'anno? Beh, molto semplice. Riferendoci ai mercati che cambiano repentinamente, mi viene di dire il cambiamento è inevitabile, però coglierne le opportunità è una scelta. Noi di Prestito Fi siamo pronti ad affrontare il futuro con, appunto, con scelte coraggiose e ponderate.
I risultati raggiunti fino ad oggi rappresentano solo il punto di partenza per gli obiettivi che ci siamo prefissati per il prossimo triennio. Vogliamo che tutti i nostri credit advisor si sentano parte integrante di un'azienda che valorizza in modo assoluto le persone e le loro competenze. Mi sento di dire questo a tutti i nostri credit advisor e a coloro che saranno prossimamente i nostri futuri credit advisor. Bene, allora io vi ringrazio per essere stati con noi, per averci raccontato un po' di storia e un po' di futuro. Spero di rivederci prossimamente per raccontarci ancora qualche novità, qualche risultato positivo. Per carità, può capitare anche qualche difficoltà. Che si è incontrato e che magari si è superato. Quindi, io ancora una volta vi ringrazio e vi do appuntamento a un prossimo incontro. Grazie a te Flavio e naturalmente colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutto il tuo team straordinario e l'opportunità che Simplibiz ci dà di poterci far conoscere, di poterci presentare al mercato e di tenere aggiornati sugli sviluppi della nostra realtà. Grazie. Grazie Flavio, grazie, grazie Grazie a intanto di voi, a averci presto, chiamato. arrivederci. Grazie a te, ciao, a presto. Buona giornata.